Come sempre ben riuscito, il gran finale della stagione calcistica nostrana ha terminato, come da tradizione, con il gran galà del calcio. Me le fai avere per TV cortesia con i giornalisti Roberto Cominoli e Guido Ferraro hanno organizzato al giardinetto di Pettenasco. Tanti gli addetti ai lavori, vincitori e vinti, promossi o retrocessi, confermati o esonerati, che per una serata hanno messo da parte le normali tensioni di una stagione per ritrovarsi in amicizia e con il sorriso sulle labbra. Tanti convenuti non solo dal Piemonte ma anche dalla Lombardia e tanti i premiati per i meriti ottenuti sul campo nell'annata del pallone appena conclusa. Insieme alle società vincitrici dei campionati sono stati i premiati vincitori del concorso indetto dal Corriere di Novara, nello specifico Simone Mazziotti del Bule Bellinzago, Salvatore Scopelliti del Cameri e Luca Gessa del Dormelletto. Premi speciali sono andati tra gli altri al mister Fiorenzo Roncari per la promozione in D ottenuta in Lombardia alla guida della Castellanzese. Il premio in memoria dello storico presidente Giuseppe Gabanella è andato a Pietro Barbarito, pluriennale presidente del Verbano Calcio di Besuzzo. Assegnato anche un doppio premio giornalistico a Martina Tomola, giovane e valente addetto stampa del Piedimulera, e da Paolo Zerbi, firma di Sprint Sport. La serata, che come al solito ha avuto un contorno benefico, ha anche voluto ricordare la figura di Ermelindo Bacchetta, uomo che tanto si è speso per il calcio dilettantistico piemontese e non solo. La prima edizione del premio a lui intitolato, consegnata dalla moglie e dalle figlie, è andata all'ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Dilettanti, Carlo Tavecchio, ospite della serata che abbiamo avuto modo di ascoltare. Sì, Ermelindo, un gran signore, una persona che, diciamo, dal punto di vista sportivo era un grande e ha avuto grandi responsabilità in questa regione, ed anche in sede nazionale. Lui era sempre una persona super partes, grande democratico, grande persona di buon senso, e mi spiace molto, è stata una grande perdita.